Io, Matteo Flori, sono un ricercatore presso il CRS4, sono anche ricercatore associato all'IRGB CNR qui a Monserrato e insegno come professore a contratto all'Università di Sassari, informatica e anche genetica. Oggi vi parlerò in particolare di un'attività che porto avanti da circa il 2003 più o meno, che ha a che fare col mondo della chininformatica, che detto in parole poverissime è l'applicazione dell'informatica a problematiche generiche di tipo chimico. La chininformatica trova applicazioni sia nella chimica del petrolio, sia nella chimica farmaceutica, nella chimica organica, le sintesi quotidiane dei laboratori, trova tantissime applicazioni, la chimica analitica, eccetera. E in particolare oggi vedremo un'applicazione che è più di interesse industriale. L'abstract non so se l'avete già letto, comunque era giusto per, lo ripropongo giusto per richiamare i punti chiave di questa chiacchierata. Siamo esposti, come sapete tutti quanti, a tantissime sostanze chimiche di varia natura e tutti noi ci siamo posti sicuramente almeno una volta nella vita il problema della tossicità di queste sostanze. Questo problema, per fortuna, è regolamentato in buona parte anche da una legislazione della Comunità Europea ed è il famoso RINCE, che si pone questo problema della sicurezza, della tossicità delle sostanze di uso comune, che possono essere, sono tantissime, dagli additivi alimentari ai colorati per tessuti, ai materiali che compongono le plastiche degli oggetti che tocchiamo, gli intonaci delle case, tutte le sostanze chimiche con cui noi entriamo a contatto hanno una rilevanza per la nostra salute e per l'ambiente. E il REACH è una parte della legislazione europea che si occupa proprio di questo problema. E durante questa chiacchierata, questa presentazione, vedremo che ci sono tutta una serie di metodi cheminformatici, cioè metodi computazionali, che ci permettono di valutare la potenziale tossicità di tutte quelle molecole, tutte quelle sostanze che noi incontriamo nella nostra vita, che sono così tante, ma talmente tante, che pensare di poterle testare tutte sugli animali prima, per poter capire se sono tossiche prima di utilizzarle, è impensabile, sia per motivi etici che per motivi di costi, ovviamente, perché le industrie devono affrontare dei costi per fare delle sperimentazioni. E sia anche per il legislatore, cioè la Comunità Europea, che deve a un certo punto, tramite le sue agenzie, valutare queste sostanze. È impensabile che chieda obbligatoriamente a tutti le sperimentazioni sugli animali, perché sono veramente migliaia le sostanze che devono essere verificate. E pertanto, per fortuna, la stessa legislazione europea prevede l'introduzione di metodi cosiddetti in silico. Io ho chiamato in silico perché è una bella parola, ma vuol dire essenzialmente computazionali, cioè metodi predittivi, che sono essenzialmente dei programmi fatti al computer, che permettono di predire, valutare la tossicità potenziale di una molecola a partire dalla sua struttura. E vedremo quindi come si fa. Ovviamente stiamo parlando delle cosiddette QSAR. Le QSAR cosa sono? Sono tutte quelle metodologie computazionali sviluppate nell'ambito della chimica informatica, che, come vi dicevo, mettono in relazione proprietà della molecola, tra cui anche la tossicità, se vogliamo, una proprietà, con la sua struttura. Quindi il lavoro del chimico informatico è cercare di trasformare la struttura di una molecola in una, prima di tutto, in un'informazione computazionale, perché il computer non ha una minima idea di cosa sia una molecola, ovviamente. E noi pertanto dobbiamo immaginarci delle modalità di rappresentare, da un punto di vista informatico, l'informazione chimica. Dopodiché applicheremo degli opportuni metodi statistici e matematici per insegnare al computer a riconoscere se quella molecola può essere potenzialmente tossica o dannosa per l'ambiente e per la salute umana. Diciamo che questa immagine è un po' esemplificativa, è un esempio un po' banale, però ci fa capire di cosa stiamo parlando. Allora, io
vede il campo di zucche e a occhio mi rendo conto che sono tutte uguali e quindi se un giorno vado in negozio so riconoscere una zucca, quindi mi sto educando, mi dicono da bambino, guarda, questo è un campo di zucche, le zucche sono fatte così, io imparo, poi nel resto della mia vita andrò in negozio e saprò riconoscere le zucche. Allo stesso modo saprò che questa non è una zucca da mangiare, è una zucca di alumi. E la mia esperienza mi ha insegnato questo. Per me è abbastanza semplice, per un computer tutti questi concetti non sono ovviamente scontati. Pertanto dobbiamo dare questa esperienza al computer, aiutarlo a costruire questa esperienza, elaborare di conseguenza un modello che poi lui applicherà, questo modello sarà appunto il concetto di zucca, no? Che lui poi applicherà nel resto del suo lavoro per riconoscere le zucche da mangiare e quelle che non si mangiano. Lo stesso vale per le molecole essenzialmente. Noi dobbiamo insegnare al computer attraverso appunto un programma che noi scriviamo, una serie di modelli, quali sono ad esempio non le molecole tossiche, perché lui se gli do una molecola nuova non lo sa, gli posso dire, gli do 1000 molecole e gli dico le prime 500 sono tossiche e le altre 500 no, ma lui ancora non basta, lui deve avere delle regole, le regole gliele posso creare io attraverso un modello statistico oppure attraverso modelli molto più semplici come quello che associa a particolari caratteristiche chimiche una proprietà, per esempio la mutagenicità oppure la carcinogenicità, cioè molecole, io dico al computer guarda, molecole che hanno quel gruppo chimico particolare molto probabilmente sono molecole in grado di sviluppare tumori nell'organismo. Quindi USAR consiste essenzialmente in questo, nel creare, nello scovare a partire da dati reali creati in laboratorio tutte quelle regole che associano la struttura, le proprietà della struttura, le caratteristiche della struttura a quella proprietà che vogliamo predire che abbiamo misurato. Talvolta questo compito è molto semplice quando ci sono delle relazioni lineari, ma raramente è così, cioè raramente osserveremo casi in cui ad esempio al crescere del peso aumenta la sottossicità, è fantascienza, non è possibile. Le relazioni sono molto più complesse, intervengono tante caratteristiche della struttura molecolare, tante sue proprietà chimico-fisiche nel determinare poi quell'attività, quella tossicità finale. Per esempio, immaginatevi già il concetto di tossicità per un organismo complesso come il nostro. Implica tantissime variabili, cioè la molecola deve essere ingerita, deve passare in un circolo, deve essere metabolizzata, quindi sono tantissime, veramente tantissime le variabili da tenere in conto ed è impensabile che ci sia solo una proprietà che sia tale da determinare al 100% come in questa relazione lineare la tossicità. Ci sono sicuramente delle proprietà che ovviamente possono avere un peso maggiore nel determinare la tossicità, ma è impossibile dopo le relazioni lineari. Può capitare in caso di piccolissimi gruppi di molecole, piccoli numeri, ma quando i numeri diventano importanti, questo è possibile. Quindi, riassumendo, questo qua è il processo delle QSAR, cioè partiamo da una serie di misurazioni, reali, ad esempio ho la possibilità di assaggiare in laboratorio la tossicità sul pesce di tot molecole. Allora, quello lì si chiamerà il mio training set, cioè il set di molecole che utilizzerò per educare il computer, ok? Detto in maniera molto, molto banale. Dopodiché, a partire da questo training set, io dovrò elaborare una regola, dovrò estrapolare una regola utilizzando metodiche statistiche più o meno complesse. Poi dovrò validare questa regola in un processo iterativo in un test set o anche in un external set, cioè in un altro gruppo di molecole che anche di queste, di cui anche scusate, anche per queste ho il valore sperimentale, quindi anche per loro so la tossicità nei pesci e il mio modello che ho appena creato, il modello USAR, ovviamente deve funzionare bene anche con queste molecole, altrimenti non sarà un modello universale,
ma sarà un modello buono per il training set, per quelle prime 1000 molecole, ma non funziona con tutte le altre molecole, quindi io devo poterlo validare anche in altre molecole di cui voglio sperimentare. Questo per poterlo rendere più solido e per poterlo rendere più attendibile, perché più sarà validato, maggiormente sarà validato, maggiormente mi potrò fidare di questo modello. Una volta che io ho validato il mio modello, che può essere una semplicissima formuletta matematica, che appunto mi mette in relazione proprietà della struttura con la proprietà misurata, quindi la tossicità nei pesci, allora potrò usare questa formuletta matematica su tutte le molecole che conosco. Su veramente possono essere anche milioni di molecole, perché è un processo computazionale, ok? Per fare questo però ho bisogno di dei cosiddetti descrittori molecolari, perché come vi dicevo prima, per un computer comprendere come è fatta una molecola è troppo complesso, lui non può descrivere in termini di gruppi funzionali, di caratteristiche chimico-fisiche, gruppi farmacofonici, ha bisogno di dati numerici. Pertanto, i chemioinformatici hanno inventato i cosiddetti descrittori molecolari, che sono semplicemente delle rappresentazioni numeriche della struttura molecolare. Un banalissimo descrittore molecolare è il peso della molecola, per dirci, è un numero, ogni molecola avrà il suo peso. Ne esistono tantissimi e di complessi. Alcuni sono, per esempio, banali come il numero di legami doppi della molecola, anche quello è un cosiddetto descrittore. Ci sono la polarizzabilità, i descrittori topologici che sono relativi alla tengono conto della struttura delle connessioni tra gli atomi della molecola. Poi ci sono descrittori elettronici, geometrici, quelli molto complessi come quelli quanto chimici, e poi ci sono rappresentazioni di scrittori un po' più semplici come i frammenti e le chiavi strutturali. E i frammenti sono semplicemente delle porzioni di molecola che io so, anche questa è un'informazione che posso introdurre quando faccio le cosane. Quindi io utilizzo questi descrittori per creare dei numeri, okay, che descrivono la molecola, non solo la molecola ma la descrivono. Questi numeri mi serviranno per costruire quel modello statistico di cui parlavamo prima, che poi, dopo aver validato, potrò applicare a tutte le molecole di cui voglio predire la tossicità potenziale. È chiaro? Dicevo che appunto le predizioni possono avere questo riassunto di quello che dicevo poc'anzi, cioè che i descrittori essenzialmente ci servono per descrivere la molecola in forma numerica, per creare dei modelli attraverso tecniche statistiche come la regressione, la classificazione, o tecniche molto complesse come SVM e così via, Random Forest, ci sono tantissime tecniche molto molto complesse. Qual è l'applicazione però di questi modelli QSAR? L'applicazione è svariata, ci sono tantissime applicazioni svariate. Quella che ci interessa di più oggi è quella in campo industriale. Perché? Perché ci sono varie problematiche. Intanto una problematica che vi dicevo prima è il fatto che noi tutti i giorni entriamo in contatto con centinaia di sostanze che sono state prodotte nell'industria. E poi c'è anche un problema dal punto di vista dell'industria, perché è un grande interesse dell'industria poter produrre, ad esempio quella dei coloranti, produrre molecole che siano sicure. Soprattutto in Europa questo problema è molto vivo, negli Stati Uniti, perché ci sono delle legislazioni molto stringenti che chiedono alle industrie di assaggiare, di testare, di verificare, di dimostrare la tossicità delle molecole che stanno o importando o producendo. Quindi c'è un problema anche economico, tant'è che circa 2 anni e mezzo fa, forse 3 anni fa, era stato creato un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, che era nato proprio perché c'erano delle industrie italiane altamente sofferenti, perché la normativa di cui parleremo tra poco, il REACH, le obbliga entro il 2018 a tutta una serie di adempimenti, di normative che sono molto stringenti, che riguardano proprio la sicurezza di ciò che viene importato o prodotto in Italia. Quindi tutte le sostanze prodotte o importate devono essere certificate pienamente, cioè si deve essere,
ci deve essere un dossier che ne attesta la non tossicità. Per un'industria piccola c'erano, allora mi ricordo la Farbotex, che sono attualmente i nostri partner di progetto, c'era la Gramacolor, poi c'era la Federchimica. Loro si dicevano soffocati testualmente, perché capivano che per loro era impossibile produrre coloranti e fare test sugli animali, perché erano troppo costosi. Lasciamo perdere gli aspetti etici, che li conosciamo benissimo, possiamo, per noi possono essere più o meno importanti, ma tutti li condividiamo. Perché il sacrificio degli animali, siamo tutti d'accordo che è una cosa che si può, se si può evitare, è evitata. Però c'è una questione di sicurezza, no? L'industria diceva, noi non siamo in grado di permetterci di pagare anche il test sul pesciolino, perché costano troppo, ed è importante per noi poter utilizzare dei metodi alternativi come quelli USAR. Si era riunito questo tavolo tecnico promosso dal Ministero dell'Economia, dell'Ambiente e della Salute proprio per creare un gruppo di lavoro che aiutasse le industrie italiane a comprendere meglio questi modelli USAR, in modo da poter documentare meglio i dossier che stavano preparando sulle molecole da loro prodotte o da loro importate, dalle sostanze. Si spegne. Quel gruppo di lavoro era, di cui facevo parte anch'io, come ero l'unico rappresentante in Sardegna in quel periodo, era presieduto da Emilio Benfenati, che è anche lui il nostro partner, che probabilmente il maggior tossicologo computazionale che abbiamo in Italia ed è uno dei maggiori esperti a livello mondiale, tant'è che lui è anche consulente del governo americano e di vari governi europei. C'erano momenti in cui queste industrie urlavano al tavolo per farvi capire l'importanza del problema, quindi che non è solo un problema per la vita di tutti noi, è un problema anche economico. Questi metodi computazionali altrove, negli Stati Uniti ad esempio, sono una prassi abbastanza diffusa e ben accetta, tant'è che il governo americano, attraverso l'EPA, che sarebbe il ministero corrispondente del nostro Ministero dell'Ambiente, utilizza, anche l'EPA richiede che ci sia una certificazione molto dettagliata delle sostanze prodotte o importate dalle industrie. E richiede appunto un report, un notice, diciamo un dossier sulle sostanze importate o prodotte. Lo chiede 90 giorni prima dell'emissione. E molto spesso le decisioni vengono prese negli Stati Uniti anche in assenza di dati sperimentali, ma anche basandosi sul supporto di metodi SAR e CUSAR. Quindi questi metodi computazionali negli Stati Uniti sono molto utilizzati, tant'è che ci sono dei progetti enormi finanziati con milioni di dollari per migliorare lo sviluppo, sempre addirittura in seno allo stesso ministero, all'EPA, ci sono tutta una serie di progetti di sviluppo ulteriore di questi metodi, che sono ovviamente perfettibili. Quelli che abbiamo sono molto buoni, ma sono tutti perfettibili. In Europa invece la situazione è leggermente diversa, abbiamo però una legislazione chiamata comunemente RICE, che esplicitamente promuove l'uso di queste metodiche alternative. Dice esplicitamente che tutte le informazioni a disposizione devono essere utilizzate per valutare se una sostanza può essere immessa in commercio o meno, e si citano anche esplicitamente i metodi in silico, i metodi CUSAR. Sono più o meno sinonimi, CUSAR, in silico, chemiinformatici, sono più o meno tutti sinonimi della stessa cosa. In particolare il REACH, che è stato un regolamento del 2006, è un acronimo, registrazione, valutazione e autorizzazione di sostanze chimiche, prevede che questa legislazione valga per tutte le sostanze importate o prodotte di quantità superiore a una tonnellata. Secondo le stime della comunità europea ci sono circa 30.000 sostanze chimiche in commercio, sono tantissime in Europa. La registrazione della sostanza, quindi io industria produco una sostanza, lo sto importando per fare un certo processo industriale, devo produrre le informazioni di base sulle caratteristiche di questa sostanza.
e possibilmente, se è possibile, se l'industria ha i soldi per farlo, deve importare anche dei dati sperimentali che ne caratterizzino tutta una serie di proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e ambientali, quindi rilevanza per la salute umana e per quella ambientale, quando è possibile. E poi, nei vari allegati tecnici, nei vari articoli, REACH prevede che la valutazione, che ci sia un'agenzia europea predisposta per la valutazione dei test proposti dalle imprese per tonnellate superiori a 100. Poi la predisposizione da parte dell'industria, come vi dicevo, di una relazione sulla sicurezza chimica a corredo di questo dossier per ciascuna sostanza importata o prodotta maggiore di 10 tonnellate. Poi ci sono alcune sostanze prioritarie per l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute umana. Ci sono anche sostanze definite estremamente preoccupanti, come quelle cancerogene, mutagene, quelle tossiche per la riproduzione, gli interferenti endocrini, che è un argomento che sta, di cui sta parlando molto ultimamente. Prevede esplicitamente delle restrizioni molto forti, il cui scopo finale, come dicevo prima, è quello di tutelare non solo l'ambiente, ma anche la salute umana. Inoltre il REACH ha abrogato tutta una serie di norme locali per semplificare i processi di valutazione di emissioni in commercio. Inoltre prevede che tutte le informazioni siano sulla valutazione delle sostanze siano disponibili, rese disponibili alla popolazione, al pubblico, che ci sia un'attività di informazione delle industrie, delle aziende e anche di assistenza, e poi che ogni Stato membro porti avanti delle attività di controllo e di monitoraggio. Per cui il target finale del REACH sono la salute dell'uomo e l'ambiente, e propone come strumento, ovviamente, perché storicamente si è sempre fatto così, per valutare il possibile impatto su questi sistemi, uomo e ambiente, attraverso modelli in vivo, però per fortuna apre questa finestra importante per i modelli in silico o computazionali che usare. Al momento della registrazione del REACH, questa parte ve la dico, anche se è la parte meno che informatica, ma è giusto per capire in che ambito ci stiamo muovendo, prevede che si forniscano informazioni su tutta una serie di endpoint, che sono informazioni chimico-fisiche, quindi in questo dossier a corredo della sostanza che voglio, del mio nuovo colorante, devo fornire tutte le informazioni relative alla, ad esempio il coefficiente di ripartizione otanolo-acqua, la solubilità in acqua, granulometria, oppure informazioni tossicologiche, quindi l'impatto, tossicità per la pelle, per gli occhi, mutagenicità, tossicità acuta, carcinogenicità, tossicità per la riproduzione, poi informazioni ecotossicologiche, che era il secondo target, tossicità in acqua, tossicità per i pesci, degradazione, il comportamento in acqua, nell'ambiente, la tossicità per gli uccelli, eccetera, per i vivi terrestri. C'è un tentativo, ovviamente, ma è lecito, perché è ovvio che sia così, di ridimensionare i metodi in silico, perché ovviamente uno può obiettare che sono dei modelli matematici. Come dicevo prima, gli organismi e l'ambiente sono delle cose estremamente complesse che è difficile ridurre a un semplice modello matematico. Però è molto riduttivo, perché in realtà lo scopo del QSAR, e anche di chi fa QSAR, del chimico informatico, del tossicologo computazionale, non è fare il modello perfetto che sostituisca i test sugli animali. Questo è probabilmente impossibile, ci vorranno decenni, un calcolo molto complesso, supercomputer, magari tra 50 anni sarà possibile. Attualmente non è possibile e non è neanche sensato immaginarlo. I metodi computazionali servono come strumento per chi fa la valutazione, quindi diciamo la comunità europea, l'ente regolatore, per decidere se autorizzare o meno l'emissione in commercio di una sostanza quando mancano dei dati su di essa. Okay? Quindi i numeri li vedremo dopo, ci sono tantissime, abbiamo parlato più di 30.000 sostanze che sono in commercio, quelle che la comunità europea valuta tra gli anni sono tante, è impensabile che siano sacrificati animali per tutte, è impossibile che tutta l'industria abbia i soldi per poter fare i test. Pertanto lo stesso regolatore ha necessità di strumenti che gli permettano di capire, e questi strumenti possono essere talvolta banalissimi, non è detto che siano per forza dei metodi QSAR
che a volte sono un po' delle black box, perché sono dei modelli statistici in cui noi diamo al modello in pasto la molecola che abbiamo appena creato e lui ci dice tossica o non è tossica, non ci dobbiamo fidare, e così è un black box, cioè non ti dà neanche la sigla, dice non mi fido perché non mi ha detto perché è tossica, è una formula che ha tirato fuori questo risultato. In modo, invece noi che facciamo questo tipo di lavoro, e Benferranti è una persona che ha sempre quello in testa, cerchiamo di spiegare perché è stata fatta quella valutazione, perché abbiamo detto che quella molecola forse è tossica. In questo modo il legislatore ha una motivazione reale che poi può valutare ricercando in letteratura, cercando gli scontri, e avrà uno strumento che in effetti può utilizzare se è convincente, se è efficace, nel caso in cui non ci siano sperimentazioni o misurazioni reali di quella proprietà. Poi vedremo qualche esempio. Ci sono tantissimi motivi, un po' ve li ho elencati, sul perché utilizzare i modelli QSAR. Uno è molto, insomma, il fattore numerico che vi dicevo prima. Solo negli Stati Uniti sono state prodotte informazioni di tossicità misurate su oltre 100.000 composti. Allora, poniamo che vi arriva una nuova molecola, siamo nell'età della pietra, vi arriva una nuova molecola e voi volete vedere se c'è qualche molecola simile alla vostra in quel database di 100.000, e lo fate a mano con la carta, è impossibile. È per questo che è necessario, è utile, importantissimo avere uno strumento computazionale che vi permetta di interrogare in maniera intelligente, quindi con delle regole molto vicine alla chimica, questo database, per poter scovare quelle molecole simili alla mia e poter dire al regolatore ho verificato c'è in effetti una molecola tossica che è estremamente simile alla mia, anzi alla mia non sarebbe sconveniente per me, però a quella che sto valutando, per cui gli ho dato una giustificazione con uno strumento computazionale e il regolatore potrà valutare. Quindi uno, l'innovazione, servono strumenti computazionali per cercare di razionalizzare tutti questi dati che vengono prodotti tutti gli anni. In più la tempistica degli esperimenti, fare i test sugli animali prende tantissimo tempo, anche se solo facciamo dei test in vitro, dei test su zebrafish, anche cose molto semplici, comunque ci vuole tantissimo tempo. I metodi QSAR sono pressoché, non dico istantanei perché ovviamente vanno un attimino valutati, però è un'altra scala di tempo, non è comparabile, stiamo parlando di come parlare tra giorni e mesi o se non anni. Non parliamo della necessità di laboratori e risorse, perché allestire un laboratorio oppure pagare un laboratorio per fare questi esperimenti è molto dispendioso. Per i metodi QSAR è un altro mondo, perché sono uno, ce ne sono tantissimi gratuiti, aperti a tutti, quindi addirittura molte volte è disponibile anche il codice, se uno si fida può leggersi il codice da quello. Sono tantissimi, disponibili in tutto il mondo, rilasciati a tanti gruppi, e più vengono pubblicati i metodi nella letteratura scientifica, quindi con pochissimo spese, con pochissimo impegno è possibile utilizzarli, anche per chi magari non è un chemico informatico, sono molto spesso veramente semplici da utilizzare. Inoltre l'aspetto dei costi l'abbiamo già valutato, gli esperimenti sono costosissimi, sviluppare un metodo QSAR, ci sono i chemoinformatici che lo fanno, lo rendono disponibile a tutti, quindi potete immaginare l'abbattimento dei costi notevole. Abbiamo già detto la salvaguardia degli animali, che finché è possibile. Poi l'altro discorso era quello di prioritizzazione, cioè i regolatori devono identificare le sostanze più rischiose, devono avere una modalità di identificare velocemente. Tutti gli anni al regolatore, in particolare all'Agenzia Europea, la European Chemical Agency, che si occupa di fare queste valutazioni sulle sostanze che devono essere messe in commercio, arrivano tutti gli anni tutta una serie di sostanze da valutare. Loro riescono a valutarne solo il 5% di queste. Pertanto diciamo che ogni 20 sostanze l'ECA riesce a valutare in dossier di solo 19 di queste. Con i metodi QSAR è possibile, è ovviamente possibile, aiutare il regolatore a valutare quell'altro 95%, in che modo? Dicendogli, guarda, nel resto del 95% ci sono
tutta una serie di molecole, quindi prioritizzazione vuol dire metterle in ordine di pericolo, di rischio, che presentano, secondo i metodi CUSAR, queste caratteristiche. Secondo i modelli CUSAR, queste caratteristiche che fanno pensare a una potenziale tossicità. Allora il regolatore può andare a verificare poi e chiedere, per esempio, all'industria un approfondimento, un'implementazione del dossier e così via. Quindi sono anche uno strumento per dare dei cosiddetti alert di rischio. In più c'è anche un aspetto industriale molto, molto importante, che, di cui parlavamo in quel famoso gruppo di lavoro, e cioè il discorso della necessità dell'industria di orientare le proprie sintesi, le proprie progettazioni verso composti più sicuri, meno tossici, più sicuri per l'ambiente e per l'uomo. I modelli CUSAR messi in mano all'industria aiutano a orientare appunto i progetti di sviluppo e di ricerca verso molecole più sicure, perché se al momento della progettazione il mio strumento CUSAR mi dice attenzione, perché la molecola, questa classe di molecole che stai progettando contengono tutto un gruppo che molto probabilmente conferisce tossicità, allora l'industria può orientare il progetto verso un'altra direzione, verso un'altra classe chimica. Quindi c'è un impatto fortissimo anche per l'industria. Adesso invece entriamo più nel vivo del progetto Brasil, che è il progetto europeo che ci è stato finanziato e che è figlio di quel gruppo di lavoro di cui faccio parte anch'io del Ministero della Salute. A un certo punto mi ero ben ferrati, perché in Italia non pare che ci siano più soldi per nulla. Al Ministero hanno detto non abbiamo le risorse per mandare avanti le attività, infatti le industrie ne sono messe a piangere e hanno spinto Benferrati gli hanno chiesto quello di impegnarsi di prima persona per creare un piccolo gruppo di lavoro più o meno ampio per portare avanti questi progetti che erano nati proprio in seno a quel gruppo. Lui è un fuoriclasse per quando si tratta di scrivere progetti europei e vincere soprattutto, perché ha questa facilità di scrittura e di ottenimento dei fondi impressionante. Lui lavora all'Istituto Mario Negri di Milano e circa appunto due anni fa mi aveva proposto di entrare con lui come per il supporto che è informatico in questo progetto Brasil. Il team di lavoro al CRS4 siamo io e Riccardo Meda, il collega che è seduto lì, quello è Emilio. E questo è il sito web di Brasil. Qual è lo scopo di Brasil? Riunire a uno stesso tavolo chi fa metodi CUSAR e l'industria. E aiutare l'industria, quindi stiamo parlando di, poi lo vedremo dopo, eccoli qua, ci sono la gamma Color ad esempio, la Oxon, la manifattura chimica italiana. Poi ci sono anche ex Federchimica, quindi riunire a un tavolo tutte queste persone e sviluppare a proprio a braccetto con l'industria dei metodi predittivi o migliorare quelli esistenti, modificarli in modo che possano essere utili sia all'industria per costruire meglio i propri dossier, da presentare poi all'autorità che dovrà dire la tua sostanza può entrare in commercio oppure no, sia per aiutare l'industria a migliorare i propri processi produttivi orientandoli verso classi chimiche più sicure. Siamo un buon numero di partner, il progetto è esattamente nella sua prima metà, abbiamo appena finito il primo 50% del progetto e durerà per un altro anno e mezzo. E in particolare in tutta la famiglia dei metodi CUSAR, anche se questa è una famiglia un po' a parte, noi ci stiamo focalizzando su quella classe di modelli che va sotto il nome di read-across. Allora, il read-across in realtà è una pratica comune che probabilmente molti di voi fanno, che è quella che consiste semplicemente nel valutare se una sostanza potrà avere o meno una certa proprietà, per esempio la tossicità, la genotossicità, semplicemente comparandola con altre molecole la cui attività, la genotossicità, è nota sperimentalmente, per esempio in letteratura, nella letteratura scientifica. Quindi si compara la molecola, in effetti ha lo stesso scafo, gli stessi gruppi funzionali, la stessa struttura di queste altre molecole di tossicità nota, per cui sono confidente sul fatto che sarà
più o meno tossica o non tossica. Quindi il dato grosso è questo. Emilio Benvenato in questi anni ha sviluppato una serie di metodiche in cui ho collaborato io circa anche da 4 anni per far diventare il Redacross uno strumento computazionale anche adesso. Perché questo il Redacross viene fatto solitamente dal chimico con la sua sensibilità, quindi non è, potete immaginare, non è uno strumento oggettivo, è uno strumento basato sull'esperienza del chimico. Il Redacross fatto da una persona può essere diverso da quello fatto da un'altra, da un altro operatore. Invece, rendendolo uno strumento computazionale, un pochino, diciamo, si standardizza, si cerca di oggettivizzarlo, deve funzionare allo stesso modo, però diventa uno strumento molto potente perché è applicabile su larga scala, su grandi numeri di composti. Quindi non solo su uno, ma su tanti. Quindi diciamo che è un metodo di raggruppamento, cioè ho del nesso esistente, molecola ignota, molecole note, io raggruppo quella molecola per somiglianza, per similarità, e quindi sarà anche essa tossica, ad esempio, perché assomiglia molto a quelle molecole tossiche. Pertanto viene utilizzato molto quando, per esempio, nei dossier manca un dato particolare. Ad esempio, come vi dicevo, per esempio anche il metabolismo. Allora, come verrà metabolizzata questa molecola? Se mi manca nel dossier che l'industria mi ha fornito quel particolare dato, si può utilizzare il Redacross per cercare molecole simili e vedere come esse vengono metabolizzate. Quindi, diciamo, trasferisco l'informazione e sto colmando quella lacuna. Per colmare le lacune, ovviamente, posso usare solo una molecola simile, più molecole simili, posso applicarlo a tante molecole e così via. E si basa il Redacross, anche se chi lo fa non, magari non ce l'ha consapevole come concetto, però si basa su il cosiddetto principio della similarità, cioè che molecole simili dovrebbero avere proprietà simili. Questa è un'approssimazione, ovviamente, perché non sempre è così. Vedendo dataset enormi di molecole con dato sperimentale è facilissimo spesso vedere che basta aggiungere, spostare un atomo da una posizione a un'altra in un anello e cambia completamente la proprietà, si passa da tossico a non tossico e non riesce a capire il motivo. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di trovare un razionale in questo discorso. Dicevo che la similità è un concetto soggettivo, cioè io posso avere il mio concetto, una mia esperienza diversa che sarà differente dalla vostra. Pertanto tutti, sia dal chimico farmaceutico che il chimico industriale che il chimico informatico, avranno una percezione di ciò che è simile differente dagli altri. Pertanto un giorno Emilio ci aveva detto proviamo a dare una forma matematica però che sia semplice, chiara e comprensibile a tutti, di similarità. In effetti la similarità adesso ve la spiego, ecco, poi torniamo indietro. La similarità cosa vuol dire? Vuol dire comparare due molecole e dire numericamente quanto sono simili. Questo è il concetto. Problemi. Uno, dobbiamo rappresentare numericamente le molecole, perché vi ho detto prima, il computer se gli dai un benzene non capisce cosa sia. Se glielo descrivi in maniera numerica lo capisce. Pertanto devo trasferire l'informazione chimica in informazione numerica. Primo problema. Secondo problema, devo utilizzare delle metriche di similarità, cioè devo dire, se devo dire quanto sono simili due molecole, posso dirlo in tanti modi, devo comparare i numeri che descrivono le due molecole, ovviamente. Ci sono un'infinità, adesso non ricordo il numero esatto, ma sono tantissime le modalità con cui possiamo calcolare questa similarità, sono tantissime, e non c'è un modo che ci dica questa è meglio di quest'altra. Sono tutte buone teoricamente, come allo stesso modo tutte le rappresentazioni molecolari in linea teorica potrebbero essere tutte buone, alcune meno, alcune in più, però non lo possiamo sapere qual è la migliore per il nostro problema specifico. Allora questa direte una molecola, in realtà non è una molecola, è già essa stessa una rappresentazione di una molecola ed è una prima, è un disegno che trasformiamo in numeri per far comprendere al computer di cosa si tratta. Ci sono vari modi per trasformare una molecola in informazione trattabile computazionalmente.
Un modo, per esempio, è una formula brutta. Un altro modo sono queste stringhe che vedete sotto, CCO, C, eccetera. Quello si chiama SMILE ed è un elenco degli atomi che compongono quella molecola, tiene conto anche della connettività, cioè del modo in cui quegli atomi sono legati tra loro. Ed è una rappresentazione comodissima, utilizzata ampiamente dai chemici informatici per raccogliere le informazioni sulle molecole che si stanno analizzando in database, perché è molto piccolina, occupa poco spazio nel computer ed è facile, conoscendo la regola con cui si è scritta quella stringa, è facile tornare indietro e ricostruire la molecola. Quindi un cheminformatico insegna al computer come andare da qui a qui e come andare da qui alla molecola. Ci sono altre modalità, perché questa si chiama INCI, è stata creata dalla UPAC ed è una modalità di rappresentazione univoca, perché queste stringhe SMILE, che erano state inventate da un'azienda americana negli anni 80 che si chiama la Daylight, in realtà possono essere ridondanti, ci possono essere più molecole con lo stesso SMILE. Gli INCI invece sono univoci, anche se sono due o tre eccezioni mi pare comunque. Sono lì, quindi ogni molecola vale il suo INCI e servono appunto per raccogliere le informazioni del database. Però l'informazione che mi serve di più è quella numerica, no? Allora, una ve l'ho già detta, è quella di scrittori molecolari, informazioni tipo il peso, il punto di ebollizione, che sono proprietà chimico-fisiche, oppure il numero di atomi di carbonio di quella molecola, il numero di atomi di azoto, il numero di doppi legami, tripli legami, il diametro della molecola, tante altre cose, ok? Questi sono quelli più semplici. Un altro modo molto, molto utilizzato quando si parla di signalità è quello dei fingerprint, che sono quei bit che vedete lì, 0, 1, 0, eccetera. Allora, i fingerprint cosa sono? Sono rappresentazioni numeriche della molecola, anche esse facilmente gestibili computazionalmente, che permettono un calcolo molto rapido, molto veloce della similarità. Pertanto, se io voglio confrontare una molecola con un database di molecole, calcolerò prima i fingerprint, quindi quelli 0 e 1, che qui vi spiego cosa sono, di tutte le molecole, poi applicherò una formuletta di similarità, che vi farò vedere anche quella, e avrò in cambio un numeretto che mi dice la molecola numero 2503 è la più simile alla tua molecola di interesse. Come si costruisce un fingerprint? È abbastanza, computazionalmente non è un processo complesso. Si può fare, ad esempio, ci sono due modi di fare il fingerprint. Il primo è quello dei cosiddetti fingerprint puri, in cui scindiamo la molecola in cosiddetti pattern, cioè prima facciamo l'elenco degli atomi che la compongono e poi trasferisco queste informazioni con una funzione che trasforma questa informazione che ci siano questo tipo di atomi in 0-1, molto spesso perché le posizioni corrispondono a quell'informazione. Ad esempio, la posizione numero 4 qui è 1 e corrisponde all'esistenza di atomi di carbonio, ok? Se ci fosse 0, quella molecola vuol dire che non ha atomi di carbonio, nella posizione numero 4, quindi. Pertanto, se io preassegno ad ogni posizione un significato, ad esempio in questo caso la presenza di un carbonile, mi sembra sia un carbonile, non lo vedo bene perché ci sono i colori. Se c'è 1 vuol dire che quella molecola ha almeno un carbonile, se c'è 0 vuol dire che la molecola non ce l'ha. Solitamente queste successioni di 0-1 hanno lunghezze che variano dagli 881 posizioni, ma possono essere anche, mi pare, 4096 e anche di più. Una volta che io ho calcolato per ogni molecola, ovviamente non lo faccio a manina, ma c'è un programma che scrivo che lo fa. Una volta che ho calcolato per ogni molecola questa informazione, ecco, questo è un altro esempio un po' più chiaro. Vedete, questo è un gruppo, c'è un gruppo estero, quindi in questa posizione X del fingerprint cerco in tutte le mie molecole se ho l'estere. Se ce l'ho metto 1, se non ce l'ho metto 0, semplicemente. E piano piano costruisco tutti i fingerprint. E così via per altri gruppi.
gruppi funzionali che possono essere molto spesso i gruppi chimicamente più noti, l'estero, il carbone, eccetera, oppure possono essere magari dei gruppi funzionali rilevanti per un particolare problema che state analizzando. Dopodiché si applica la formuletta, in questo caso è una similarità, la similarità più famosa, quella di Tanimoto, in cui si conta il numero delle posizioni, si comparano i fingerprint 2 a 2, quindi molecola A contro molecola B, si guardano una a una le posizioni e si contano C è il numero di posizioni in cui abbiamo uno in entrambe, vuol dire che hanno entrambi quel gruppo funzionale in quella posizione. A corrisponde alle occorrenze, ai casi in cui nella molecola 1 ho 1 mentre nell'altra ho il valore 0, nella prima molecola 1 mentre nell'altra ho 0, e nel B il valore B invece è il contrario, cioè nella seconda molecola in quella specifica posizione conto tutte, quindi il conto dei totali 1 della seconda molecola che non corrispondono a 1 nella prima molecola, quindi saranno casi in cui avrò 0 o 1 nell'ordine. E questa è una metrica, ma ripeto, ce ne sono forse 200, non mi ricordo più. Sono tantissime metriche di similarità ed è difficile sempre capire quale sia la più efficace. Questo è un caso d'esempio in cui abbiamo dei fingerprint molto piccoli, ma non esistono così piccoli perché se hanno pochi bit non sono informativi, perché avrò più probabilità di avere molecole simili se ci sono poche informazioni da comparare. Più è grande, in teoria, più dovrei avere facilità a scovare molecole realmente simili, ma non molecole identiche, attenzione, perché comparare dei fingerprint non significa sovrapporre delle molecole, significa sovrapporre delle informazioni e paragonarle. Questo non è indice di identità, quindi fingerprint, se avrò un Tanimoto pari a 1, vuol dire semplicemente che i fingerprint sono identici, ma non che le molecole sono identici, ok? Cioè vuol dire che hanno gli stessi gruppi funzionali, gli stessi tipi di atomi, eccetera, eccetera, ma non sono per forza di, perché quegli atomi, quei gruppi funzionali, possono essere legati tra di loro in un numero quasi infinito di modalità. Pertanto in questo caso vedete, allora l'A è uguale a 8 perché ci sono le posizioni in rosso, sono quelle in cui ho un 1 in entrambe le molecole. Magari quegli 1 saranno, che ne so, il gruppo estere, il nitro gruppo, eccetera, eccetera, atomo di carbonio almeno una volta. B è 7 e C è 6, giusto? Sì, non mi torna, non mi convince. Vabbè, dopo. Perché in realtà sta. Ah no, qua sta applicando una variante della Tanimoto. Ah no, ok, fai. Scusate, mi stavo confondendo perché sono due varianti. Allora, in questo caso conta il bit totale che siano 1 nella A e nella B, però è poco importante, sono dettagli, cioè il concetto che voglio vi rimanga è quello lì, che sto semplicemente comparando delle informazioni e non sto sovrapponendo molecole. Quindi le ho comparate e mi ha restituito questo valore che è 0,667, che è un valore mediamente basso, di solito si considerano abbastanza simili quando siamo sopra 0,090, 0,095, sono molto simili. Uno, quando sono estremamente simili, potrebbero anche essere identiche, ma è una fatalità. Come vi dicevo, Emilio ci aveva chiesto di ragionare sulla possibilità di creare uno strumento che facesse il read-across computazionale. Quindi uno strumento che comparasse le molecole, dicesse una molecola, quindi query, una molecola di vostro interesse per l'industria, quello che volete, con un database di molecole di proprietà nota, la tossicità, e restituisse in cambio la lista delle molecole più simili e dicesse all'operatore: le tre molecole più simili sono queste qui, e in letteratura la prima è tossica, la seconda è tossica, la terza no. E il valutatore dopodiché farà una valutazione e dirà: beh, ce ne sono due su tre che sono tossiche, mi sa che anche lei probabilmente sarà tossica. E questo sempre nell'ambito del read-across, quindi nella valutazione. Noi l'abbiamo creato, poi questo strumento è stato incluso in l'abbiamo pubblicato, è stato incluso in Vega, che è uno strumento che potete scaricare liberamente dal sito del Mario Negri. Vega vi permette di predire tutta una serie di
di parametri, di proprietà come la tossicità, la genotossicità, la carcinogenicità, la tossicità per la pelle e altri tipi, tramite un'interfaccia molto semplice, molto utile, ed è stato incluso in questo tool, che è scaricato in tutto il mondo a forse tipo 10.000, almeno 10.000 utenti, e permette di fare un read across, restituendo come output un file PDF molto ben formattato, dove avete la lista delle, mi pare, 5 molecole più simili alla vostra, di cui è noto quel particolare endpoint, quella proprietà sperimentale, ok? E questo è utilissimo per la valutazione. Poi, una volta che abbiamo sviluppato questo tool, ci siamo spostati col progetto Plusil su altri problemi. Uno era quello, per esempio, di identificare nuove regole che aiutassero il legislatore a identificare questi pattern di tossicità, cioè che aiutassero il regolatore a predire meglio se una molecola nuova poteva essere tossica o meno. Allora, storicamente sono state definite, soprattutto dai gruppi dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia, delle regole universalmente accettate, molto note, le Bellini-Bossa, che definiscono dei pattern, cioè delle caratteristiche strutturali delle molecole che sembrano essere molto associate alla tossicità, sembrano foriere di tossicità, fatemi passare il termine. Allora, queste regole dei Bellini-Bossa erano state, ma come tante altre, ne esistono diverse, vengono utilizzate per fare degli alberi decisionali, cioè una molecola nuova viene decomposta in pezzi, e se per caso uno di questi pezzi o frammenti, chiamiamolo frammento, è presente nel database tra gli alert, tra i frammenti di Bellini-Bossa che sono forieri di tossicità, allora viene classificata come tossica, come probabilmente tossica. Allora, queste regole, come la Bellini-Bossa e tante altre, sono state derivate molto spesso in maniera, diciamo, semi-manuale, cioè chi ha pubblicato quei dati, e noi l'abbiamo visto fare anche da Emilio, che un giorno ci ha mostrato, lui ha creato questo dataset di molecole mutageniche e non mutageniche, però di cui era stato calcolato quelle di point, quindi erano classificate mutageniche e non mutageniche, 6.065. Lui, proprio con l'intento di estrapolare nuove regole che dicessero, aiutassero a comprendere se un particolare gruppo funzionale inserito in una molecola poteva essere associato alla tossicità, se le guardate a mano una a una, cioè noi abbiamo visto la schedina piena di fogli con tutte le molecole disegnate, e lui cercava di razionalizzare e ha fatto un lavoro eccellente, ovviamente. Allora noi abbiamo ci detto, ma provate a inventarvi un metodo che possa fare questo lavoro in maniera, visto che i numeri sono abbastanza ampi, questi erano tutti gli endpoint che ci hanno fornito, i numeri sono abbastanza importanti, uno strumento computazionale che permette di estrapolare queste regole, lui chiama appunto regole di tossicità, noi li chiamiamo frammenti, la stessa cosa, che ci permettono di dare un alert, cioè un avviso, attenzione, la molecola, il tuo colorante, la molecola che vuoi mettere in commercio o che stai disegnando per produrre, contiene quel particolare gruppo funzionale che molto probabilmente è associato a tossicità. Allora noi ci abbiamo ragionato e con Riccardo abbiamo... ecco, questo era l'articolo di Bellini-Bossa che pubblicava a partire da dati reali, li hanno analizzati e hanno estrapolato queste regole. Noi abbiamo implementato un algoritmo, il cui scopo era proprio questo qui, cioè prendere i dati, gli endpoint, i dati calcolati sperimentalmente, erano 6.065 molecole classificate tra mutageniche e non mutageniche. Abbiamo deciso di applicare tutta una serie di strumenti che abbiamo creato con Riccardo per spezzettare, frammentare la molecola, tutte le 6.065 molecole, e poi abbiamo introdotto una statistica molto semplice che ci permettesse di dire il frammento X, questa caratteristica strutturale, che possono essere il nitrogruppo, cose molto semplici, cose eterocicli, cose un po' più complesse, è presente, io volevo che ci dicesse, è presente in tot molecole classificate come mutageni, in quelle 6.065, e in tot molecole classificate come non mutagene, e mi restituisse un numero unico, un valore di probabilità,
che quel frammento portasse, fosse associato a tossicità, a mutagenicità. E poi idealmente applicare questo set di regole ad altri dati, perché vi ricordate, le cose i modelli vanno sempre validati. Quindi creare un modello semplice e poi validarlo con dei dati esterni, ed è quello che abbiamo fatto. Praticamente che abbiamo fatto? Abbiamo preso le 6.065 molecole collezionate da Emilio, che ha raccolto dati di mutagenicità presi un po' in tutto il mondo, quindi lui ha collaborazione ovunque, gli danno i dati, lui l'ha collezionati, ha verificato ridondanze, li ha verificati manualmente uno a uno con i suoi collaboratori, quindi un dataset pulitissimo. Abbiamo scritto con Riccardo un programma con una libreria che ho sviluppato in Germania nel 2003, CDK, che è un pacchetto, chiamiamolo così, in un linguaggio di programmazione che si chiama Java, che ti permette di fare quello che dicevamo all'origine, cioè trasferire l'informazione chimica in informazione computazionale, cioè di trattare le molecole come se fossero oggetti computazionali. Dopodiché abbiamo frammentato quelle 6.165 molecole, abbiamo collezionato una marea di frammenti e poi per ognuno di loro abbiamo visto quante volte ricorreva tra le molecole classificate come mutageniche e tra quelle classificate come non mutageniche. E abbiamo calcolato un p-value, un valore di probabilità, okay? In modo che ci dicesse questa molecola è fortemente associata con la mutagenicità, perché la trovo molto frequentemente e in maniera significativa tra le molecole tossiche. E poi l'abbiamo applicato a un dataset fornito da un gruppo giapponese, che si era legato al governo, non mi ricordo quante fossero, 2000-3000. Erano tante migliaia di molecole, perché ci hanno sommato i giorni per fare il calcolo, e ci hanno dato i risultati in cielo, non sapevamo nulla, gli abbiamo scritto proprio i risultati in Giappone, e loro dopo 2 mesi hanno rimandato indietro i risultati. Allora, sorprese, siamo rimasti sorpresi perché le regole che abbiamo estrapolato noi in questo modo con un metodo puramente computazionale, possiamo dire, perché non c'era l'intervento nostro, era solo nello scrivere il programma e diventare l'ultimo, ha dato praticamente gli stessi risultati che aveva ottenuto Emilio Befferati in anni di ricerca tra i dati a mano. Quindi diciamo che era una bontà del metodo, perché lui è un chimico espertissimo, quindi ha ottenuto risultati sicuramente genuini, ha una sensibilità molto forte per quel tipo di tematiche, per cui abbiamo ottenuto dei risultati che erano molto sovrapponibili. In più però noi abbiamo dato che cosa rispetto a lui? Una attendibilità, una significatività. Abbiamo dato un numero che diceva quanto era attendibile quella valutazione, cosa che lui non poteva fare ovviamente. E poi abbiamo l'altra sorpresa di poche settimane fa, è stata proprio dalla performance che abbiamo avuto sul dataset giapponese, perché abbiamo scoperto con meraviglia che loro, i giapponesi, che cosa hanno fatto? Hanno applicato sul loro dataset tutta una serie di metodi sviluppati in tutto il mondo, metodi TUSAR, metodi di tutti i tipi, e il nostro era l'unico di questo tipo, di approfondizzazione di questo tipo, e il nostro risultato, quello con il parametro che era là, l'attendibilità, non mi ricordo, ci sono vari parametri statistici, comunque era uno dei migliori, perché era il migliore, come, ricordano? Non come sensitivity, ma come... Non mi ricordo, comunque era stato il migliore come performance per un parametro particolare, insomma, per valutare appunto la performance di questi metodi. Ed era risultato quindi un po' più attendibile rispetto ad altri, perché i metodi QSAR tendenzialmente sono costruiti, quelli classici, in modo che nel dubbio, se una molecola, il modello non riesce a classificarla tra tossica e non tossica, preferisce classificarla come tossica. No, questo perché è abbastanza intuibile, no? Tra sapere e non sapere è meglio dire che è tossica, no? Quindi quando siamo in situazioni borderline. Invece il nostro modello, questo qua non lo sa, cioè lui dà semplicemente una valutazione statistica di probabilità, per cui risultava generalmente più efficace. E questo ci ha fatto moltissimo piacere, infatti adesso dobbiamo preparare l'articolo e mandarlo. Insomma, abbiamo identificato all'incirca 238 frammenti, alcuni dei quali nuovi,
che per ognuno dei quali abbiamo dato una, un valore, diciamo, di potenziale tossicità. Ci abbiamo detto questo frammento, il frammento numero 1, con una probabilità buona, che abbiamo usato una soglia arbitraria di p-value, di probabilità, con una probabilità buona conferisce tossicità, oppure molecole, questa molecola, oppure se questo è una molecola con questo frammento, secondo i nostri dati non dovrebbe essere tossica. Poi è vero che ci sono tutta una serie di date problematiche, cioè una molecola non è un solo frammento, ne ha tanti, ma quindi abbiamo cercato di tener conto anche della co-occorrenza di più frammenti. E poi è vero che molto spesso basta un solo frammento tossico per rendere magari 5 frammenti non tossici, ma la molecola diventa tossica. Ok, quindi ci sono tantissime problematiche, però la prima release, il primo metodo che abbiamo rilasciato ha funzionato benissimo, infatti è successo dopo. E poi abbiamo creato anche un tool, questa è sempre opera di Riccardo, che clusterizza i frammenti, perché molto spesso i frammenti sono clusterizzabili. Abbiamo visto anche con una certa sorpresa che tutti quelli non tossici in effetti sono abbastanza simili tra di loro, e abbiamo creato un'interfaccia grafica che ci permette di raggruppare i frammenti simili, e questo ci permette ovviamente di identificare casi in cui il frammento di partenza è stato leggermente modificato e è diventato, per esempio, passato di classe, è diventato più frequente in molecole non tossiche che tossiche. Quindi quello può far subito pensare a un sostituente che magari introduce un meccanismo di detossificazione, non so, qualcos'altro. E poi questo strumento in effetti è stato incluso anche in un altro tool che è appena uscito, che utilizza queste regole che abbiamo sviluppato noi al CLS4, si chiama ToxRead. È un framework un po' più complesso, con tutta una serie di regole, tra cui quelle benigni boss e le nostre, permettere di frammentare le molecole, identificare eventuali frammenti alert di tossicità e avere una valutazione più utile per il legislatore, ma anche per l'industria, per capire la potenziale tossicità della molecola. In più abbiamo anche appena qualche mese fa sottomesso un altro progetto europeo proprio su questo, e a giorni sapremo il risultato. Ci stiamo ultimamente buttando anche un po' sul metabolismo, perché siamo interessati molto da quest'altro aspetto, cioè stiamo usando sempre i metodi computazionali per predire l'estino metabolico di una molecola, perché ovviamente sapete che le molecole, una volta nell'organismo, poi subiscono un metabolismo, una degradazione, e mi interessava vedere se per caso una molecola che è classificata come non tossica, oppure è nota essere non tossica, produce dei metaboliti che poi lo sono, oppure viceversa. E quindi stiamo usando strumenti computazionali proprio per fare questo, cioè per vedere su larga scala, per esempio lo sto facendo con i farmaci attualmente in commercio, per vedere se che succede ai metaboliti, se diventano tossici, non tossici, se sono in versione di classe. Questo qua è un lavoro più per l'inizio. Diciamo che ho finito, lascio spazio alle domande, vi dico solo che questa è la mia mail per qualunque domanda, dubbio, scrivetemi, rispondo di solito prima che mi scriviate, comunque sono abbastanza veloce. E poi questo è un sito che vi consiglio caldamente se volete approfondire la tematica delle QSAR, perché contiene tutta una serie di tutorial anche per profani, quindi per persone che si affacciano per la prima volta a questo tipo di problematiche e volessero approfondirle. Antares è un altro progetto europeo vinto in passato da Benferranti, tra l'altro, e contiene proprio tutta una serie di risorse, di manuali molto, molto ben fatti, che potete scaricare per studiare, per approfondire, per imparare queste metodiche.